Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Nel vlog di oggi vi mostrerò la mia routine di pulizia, organizzazione e gestione della casa. Ed è stato un video molto molto richiesto da moltissimi di voi, quindi spero vi piaccia. Mi vedrete sostanzialmente fare la pulizia del generale della casa che svolgo una volta a settimana, il giovedì oppure il venerdì, e la scelta di questi giorni è dovuta al fatto che mi piace avere la casa super pulita nel weekend. Ma non voglio dedicare tempo nel weekend per pulirla e quindi cerco di anticipare al giovedì oppure al venerdì. Normalmente lo faccio dopo il lavoro. E poi alla fine del video vi parlerò anche un po' degli altri accorgimenti che adotto nel corso della settimana per tenere la casa in ordine, organizzarmi e fare in modo di dedicare il minor tempo possibile alle faccende domestiche. Quasi dimenticavo, alla fine del video vedrete anche un piccolo tour della casa tutta pulita. Prima di iniziare a fare le pulizie mi metto sempre una maschera o dell'olio nei capelli così da utilizzare al meglio il tempo che devo passare in casa e poi poter farmi la doccia alla fine. E mentre faccio le pulizie ascolto sempre un audiolibro oppure un podcast. Dopo aver risistemato l'armadio, i vestiti e cambiato il letto, passo a spolverare tutte le superfici. Come vi dirò anche alla fine del video, in ogni pulizia settimanale cerco di incastrare una pulizia straordinaria, quindi la pulizia di qualche parte particolare della casa. E questa volta è toccato ai vetri delle finestre della camera da letto. I was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, in a way an awful card, you can't win the losing hand. But the rain stopped falling and the line on
rough, and the pain I'd been feeling washed away to return another day. Quando la casa è tutta pulita, la addobbo con dei fiori che compro da un fioraio, un piccolo negozietto di fiori molto carino, e ogni volta cerco di scegliere qualcosa di nuovo. E dopo aver sistemato tutto e pulito e lavato i pavimenti, vi porto a fare un giro nell'appartamento. Quindi avete visto come ho pulito tutto l'appartamento? In realtà, oltre a quello che avete visto, c'è ancora la pulizia del bagno, e di solito pulisco il bagno tutte le volte che mi lavo i capelli, quindi non è solamente il giorno in cui faccio la pulizia generale della casa, ma anche gli altri giorni in cui mi lavo i capelli, non tutti i giorni, ma magari ogni 2 o 3 giorni, anche perché il bagno è molto piccolo. Per quanto riguarda l'organizzazione delle altre faccende di casa, generalmente mi lavo i vestiti quando si sporcano. Molti vestiti devono essere lavati a mano, quindi li lavo a mano nel momento in cui si sporcano, e nel weekend oppure il giovedì e il venerdì, quando pulisco, cerco di raggruppare tutti i miei vestiti, perché mi piace poi di lavarli, stirarli, perché mi piace poi iniziare la settimana nuova con i vestiti puliti che mi servono, soprattutto quando andavo in ufficio. Adesso chiaramente lavoro ancora da casa, ma quando andavo in ufficio all'inizio della settimana mi assicuravo di avere vestiti puliti per tutta la settimana per andare in ufficio, in modo da non dover lavare cose all'ultimo minuto. Per quanto riguarda la spesa, cerco di andare meno volte al supermercato e comprare più cose, anche perché con il Covid mi sono abituata così, in modo da non dovermi esporre a troppi rischi andando al supermercato, e in genere faccio una grossa spesa ogni settimana e poi magari il mercoledì o il giovedì compro ancora qualcosa. La spesa di solito la faccio il sabato. Per quanto riguarda i pasti, almeno per il pranzo faccio molto meal prepping, quindi preparo grandi quantità di cibo e poi lo suddivido in contenitori per tutta la settimana, mentre a cena di solito cucino.
E per quanto riguarda sempre la pulizia della casa nel corso della settimana, cerco di non sporcare troppo, nel senso che dopo aver studiato o lavorato sulla scrivania qui, la pulisco sempre, tolgo la polvere, cerco di non lasciare un disastro come magari facevo quando vivevo con i miei genitori. E anche per quanto riguarda la cucina, cerco di pulire subito dopo aver cucinato. E questi accorgimenti mi aiutano molto a ridurre poi il tempo che dedico alla pulizia quando devo fare la pulizia generale. E come avete visto, questa volta ho lavato i vetri della camera da letto. In generale, ogni volta che pulisco cerco di fare la pulizia ordinaria e poi qualcosa di straordinario, per esempio i vetri, oppure magari ripulire bene l'armadio, ripulire qualche cassetto o qualche altra parte della casa. Quindi cerco di fare anche qualcosa di straordinario in modo che ci sia rotazione e la casa sia sempre pulita. Posso dire che non sono sempre stata così organizzata con la pulizia della casa, e se i miei genitori stanno guardando questo video sanno di che cosa parlo, perché in realtà negli anni in cui ho vissuto con i miei genitori sono stata parecchio disordinata, forse perché non sentivo il senso di responsabilità per la pulizia della casa, perché comunque sì, magari li aiutavo, ma in generale non ero molto molto ordinata come lo sono adesso. Vivendo poi per conto mio in diversi posti e nel corso del tempo mi sono resa conto che l'ordine è molto importante, la pulizia è molto importante, e me ne sono resa conto ancora di più con il lockdown, perché ho dovuto passare moltissimo tempo in casa e chiaramente la casa è diventata l'unico posto in cui si svolgeva la mia vita, e per questo motivo ho avuto bisogno che fosse ordinata e pulita. Da lì ho preso un po', diciamo negli ultimi anni e poi ancora di più con il lockdown, ho preso questa buona abitudine di organizzazione della casa. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia ispirati a tenere anche voi la vostra casa organizzata. Spero che vi abbia rilassati, perché so che a molte persone rilassa guardare altre persone che puliscono, quindi spero che vi abbia fatto questo effetto. E fatemi sapere se avete qualche commento o domanda. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, di iscrivervi al canale, mettere mi piace, tutte le solite cose. Io vi auguro una buona domenica e una buona settimana, vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.